l'altro Caserta si presenta appunto al Palaipar dopo aver perso per 3-0 entrambe le partite, ma si trattava di due partite contro due delle favorite, due squadre in lotta per la promozione in Serie A1, sia Soverato che Obiettivo Risorgimento Vicenza. Quello di Angela Gabbiadini, l'attacco al centro di Francesca Della, la cambio palla per Salgella. Una dei migliori dalla linea di 9 metri del campionato, intanto attacco di Gabbiadini sulla diagonale pronta di Sconti, Balboni amministra per Mariano Mitù, il primo attacco nella diagonale su cui è pronta la difesa di Barone, poi l'attacco di Gabbiadini, ancora una volta Murata, finisce qua il primo set 25-19 per Saugella. Da parte del libero Giulia Rocchi, tanto la battuta, la ricezione, poi l'attacco a seconda linea di Soraya, Mano Balboni prova a prendere prima la palla, non ce la fa, cambio palla. La battuta di Balboni, poi Perkan può ricevere, l'attacco di Soraya sulla parallela, gran difesa questa volta di Veronica Visconti, l'attacco di Bonetti, scalante il muro, 18-11, gran punto del capitano. La ricezione, poi l'attacco di Soraya, fermata ancora da Francesca Devetag, c'è qua il secondo set con un duro punto di Francesca Devetag. A Perkan la ricezione di Visconti, Balboni amministra l'indietro per la fast di Benny Bruno, la palla attenzione ancora viva sulla difesa di Perkan, altra possibilità per Saugella, Balboni ancora per la fast di Benny Bruno, difesa di Delellis, altra possibilità per Saugella, moneta in uno contro uno contro Soraya, gioca con le sue mani, mette a terra il punto numero 13, forzare senza ritegno, esatto. Non basta però questa battuta di Gagliardi, ancora la fast di Penny Bruno, sesto punto per lei. Ricezione di Perkan, poi Delellis all'indietro per Martinuzzo, la difesa della stessa Nomiku, Visconti al Zenbacher per Matuzkova che non può attaccare, free ball per Caserta, se la gioca Martinuzzo sulla parallela, è prontissima Visconti, Balboni al Zenbacher per Nomiku, prova a piazzarla in tuffo armonia, poi Barone per Perkan. Salva Visconti, Balboni per Moneta, la difesa di Perkan, altra free ball per Saugella, corregge Balboni, chiude ancora il set Francesca Devetag, finisce qua la partita con questo 25-14 nel terzo set.